shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see you. Questa è una grande impresa, 8 pagine, rugby, Benevento, getta il cuore oltre l'ostacolo della squadra veneta e vola in Serie A, ritorna in Serie A, lo fa dalla porta principale come nessuno immaginava a settembre, un'impresa meravigliosa. Una maglia è per sempre, perché quella che viene definita casacca o camisetta, per dirla alla spagnola, nel rugby non si acquista, ma si conquista. Bisogna guadagnarsela sul campo, tra un placcaggio e una meta, un drop o semplicemente sostenendo i compagni. Il rugby insegna ad essere gruppo fino in fondo, nel bene e nel male, e anche chi magari non scende in campo è parte integrante della squadra. A Benevento il rugby è una religione, la storia parla chiaro, 50 anni di attività ricchi di successi, di talenti lanciati e giunti fino all'azzurro della nazionale. In ogni famiglia c'è un rugbista e chi ha conquistato sul campo quella maglia bianco-celeste la conserva con amore. Dopo la vittoria del campionato e la promozione in Serie A, l'8 pagine Rugby Benevento si è regalato un'altra serata di festa proprio per la consegna delle maglie. La società del presidente Palumbo ha risposto presente al gran completo, così come hanno fatto anche altri volti noti della città, come Don Nicola De Blasio e il neosindaco Clemente Mastella, entrambi da sempre vicini al mondo della pallovale. Chi ha iniziato il rugby Benevento è stato Padre Antonio Benridacco, quindi lui credeva in questo sport perché questo sport forgia gli uomini. La forza del rugby, quando noi giocavamo pensate un attimo che la maggior parte, Peppe lo ricorda, erano proprio i ragazzi del Rione Libertà che il professore Ascandini riusciva a coinvolgere intorno a sé, perché era l'unico modo per noi anche per emergere e per uscire fuori da una zona degradata all'epoca. Adesso il Rione Libertà è un gioiellino rispetto ai tempi in cui veramente noi facevamo a cazzotti, però era un modo bello. E vi dico, una volta io ricordo sempre una partita con il Ferrarelle Frascati, noi riuscimmo ad ottenere la maglia che la prima squadra aveva usato già tante volte e quindi non poteva più mettere per andare a fare questo torneo, e arrivarono i fighettini del Ferrarelle Frascati tutti quanti con la magliettina nuova. Il nostro unico obiettivo era quello di rompergli le maglie, perché noi però alla fine vincemmo anche il torneo, quindi erano quelli i tempi. Questo è per ricordare anche lo spirito con cui sempre il rugby Benevento ha avuto, e la forza del rugby sta proprio in questo, che se uno va da solo può essere il leader, ma se non ha il supporto di tutta la squadra non si vince. Ecco la bellezza del rugby. E io ho potuto apprezzare voi, e vi ho chiamato, Peppe lo ricorda, quando nel momento dell'Oluviano voi eravate i caterpillar proprio viventi, perché quando vi mettevate con le pale riuscivate a fare quelle che neanche le pale meccaniche riuscivano a fare. Quello è stato veramente una cosa bella. E con Peppe ricordavamo che nonostante i tre giorni di lavoro, la federazione non volle neanche spostarvi la partita, voi siete andati e avete continuato a fare anche lì, quindi veramente, veramente complimenti per tutto questo. L'altra cosa che invece volevo dirvi è che sono orgoglioso di voi. Perché? Perché vedete, voi siete ritornati in Serie A, perché il Benevento Rugby è ritornato in Serie A quando il Benevento Calcio è andato in Serie B.
e sembra che la vostra vittoria sia entrata in sottotono. Ma questa è la bellezza e l'umiltà del rugby, che non è uno sport che deve osannare l'individuo o che deve mettersi le medaglie, ma è quello sport proprio fatto di sudore e fatica, che anche poi raggiungendo risultati bellissimi sa stare anche dietro le quinte, perché non ha bisogno che si suonano e squillano le trombe. Quindi io per questo dico: fatevi un applauso grande, perché veramente ancora una volta con il sudore e con l'umiltà avete dimostrato di essere dei gladiatori sanniti, ma soprattutto avete dimostrato di essere quell'orgoglio per questa città e per questa comunità di cui ognuno di noi, e io in prima persona, mi sento fiero di appartenere come famiglia. Quindi grazie veramente a voi, grazie per tutto quello che avete fatto e grazie perché siete soprattutto gli angeli del fango. Ufficialmente a un incontro a Palazzo Paolo V, in modo tale che, come dire, vi possiamo ringraziare ufficialmente, perché quando giocate rugby Benevento significa la rappresentazione della città in questo versante sportivo molto molto importante. Peraltro, a quello che ha sottolineato anche Don Nicola, non solo importante dal punto di vista sportivo ma anche dal punto di vista della solidarietà in un momento che è stato drammatico per tante cittadine e cittadini di Benevento. I miei complimenti al Presidente, alla dirigenza, a tutti quanti voi, e voglio ricordare che io non, pur avendo il fisico forse un po' da, no, da rugbista, io mi ricordo quando all'interno dell'Azione Cattolica c'era il cosiddetto rugby educativo, nel senso che era un modo che attraversava, determinava condizioni, che era quella della partecipazione e della competizione non legata alla vanità, come a volte capita in alcuni sport, ma quella legata a questa sana competizione, a questo modo di stare assieme, di fare squadra, di fare pacchetto di mischia in tante circostanze. E questo, diciamo, è molto bello, rimane una delle prerogative per quanto riguarda il rugby. E poi peraltro, come ha ricordato anche Mario Corradini, Benevento ha una sua tradizione, molto ferrata, molto forte, che è data nel tempo. E poi c'era stato un minimo di crepuscolo e di pausa. Oggi invece, grazie a voi, è ritornato ad essere Benevento una società di prestigio, una squadra di prestigio, e noi ci auguriamo che anche il prossimo anno si possa competere in molto molto in alto, molto molto in alto. Io ho visto che poi peraltro a Ceppaloni, al mio paese origine, hanno premiato anche uno vostro collega, Giovanni Ceppaloni, che giocava esatto, che i genitori siano originari di Ceppaloni, quindi per dire che insomma mi interessa e ci interessiamo a queste cose. Detto del ringraziamento, detto dell'ospitalità, e quindi da parte del Presidente Rosario, e grazie a tutti quanti voi, avremo modo e occasione per vederci. Questo è importante, insomma, che voi ci siate, perché bisogna, dal mio punto di vista, da un'idea di una città che man mano si riprende partendo da sacrifici tanti. E oggi abbiamo deciso, sempre con la Giunta, ho finito poco fa, io non mi prendo lo stipendio, fatti in maniera tale che il 10% in meno per quanto riguarda gli assessori non prenderanno la quota fissa, per un senso di solidarietà, perché vediamo, e Don Nicola lo sa, è stringente la povertà, le nuove vecchie povertà nella città. Insomma, bisogna essere tutti quanti solidali sul piano dell'impegno, e so, io spero anche che si possa fare qualcosa per il campo rugby alluvionato. Il CONI sta decidendo, speriamo decida, tenendo conto anche di questa considerazione legata al fatto dell'alluvione, perché se decide diversamente siamo fregati. Se decide tenendo conto di questo disagio enorme che c'è stato nella città, e allora qualcosa può darsi, ne può derivare in sorte per quanto ci riguarda, perché la mole di lavoro, il fatto che voi esprimete anche una forma di compartecipazione a tanti ragazzi, evitando di essere fuorviati su strade che siano un po', diciamo, sprezzanti della dignità e del modo di essere anche giovani, ecco, noi è importante che, per quanto ci riguarda,
e questo vuole essere la mia presenza qua, sappiate che il sindaco c'è, ci sarà in ogni momento, nei termini evidentemente che è possibile, ma insomma non sarete orfani per quanto riguarda l'istituzione del comune della città di Benevento. Ancora grazie a nome della città e speriamo di vederci alla prima giornata. Quando sarà la prima giornata del fatto del campionato? A ottobre io ci sarò, ecco, il primo torneo interno ci sarò. La consegna delle maglie è un atto ricco di emozione, abbracci e strette di mani per ricordare una stagione storica e speciale. Al termine di una stagione esaltante è arrivata la Serie A, ma forse la cosa più bella è vedere questi ragazzi che stasera hanno ricevuto questa maglia commossi, una maglia che si sono meritata, Coach Valente. Questo già l'abbiamo ripetutamente detto in questo mese, che se la sono strameritata questa maglia, ma la cosa che mi piace sottolineare è che si stanno meritando, speriamo, anche quella dell'anno prossimo, nel senso che non li ringrazio per quello che hanno fatto, che già l'ho fatto mille volte, tutti l'hanno fatto e lo sappiamo com'è andato, ma li ringrazio per quello che stanno facendo in quest'estate, perché si stanno allenando, si stanno impegnando, stanno credendo in loro stessi, come hanno fatto l'anno passato. L'anno passato abbiamo iniziato a fine agosto, diciamo, a credere in qualche cosa, in un gruppo, in una squadra, nel rugby Benevento. Quest'anno invece sono sorprendentemente contento di vedere che stanno iniziando a crederci da giugno, quindi forza rugby Benevento. Senti, due colori che sono un po' la vostra seconda pelle, il bianco e il celeste. Per me proprio sono effettivamente proprio ce l'ho tatuati veramente dentro e fuori, ma vedo che molta gente sta iniziando ad avere questo tipo di colori sulla pelle tatuati, in senso chiaramente figurato, che è quello che è importante. E la cosa veramente mi rende veramente orgoglioso, perché se nel mese di giugno vedi 20 persone, 25 che si allenano, che stanno assieme, che frequentano il campo in modo positivo, nel senso che fanno allenamento e poi rimangono assieme sul campo, e diciamo che è il rugby Benevento, questo è il rugby Benevento. Presidente, possiamo dire che questa sera è stato dato a questi ragazzi che hanno conquistato questa promozione il giusto premio per un anno di sacrifici che poi è culminato con una splendida vittoria. Sì, è stato dato un piccolo riconoscimento a chi ha dato tanto. Quest'anno il valore della maglia è un valore simbolico, ma dietro c'è tutto l'affetto che la società nutre verso questi ragazzi. Loro se la sono meritata, se la sono meritata sul campo, se la sono sudata, non l'hanno nemmeno rotta quest'anno, quindi è già un punto a favore, e quindi onore a loro che l'hanno conquistata. Ieri su ottopagine.it abbiamo titolato 8 pagine Benevento, una maglia è per sempre. Sì, una maglia è per sempre, per loro ha un valore particolarissimo, loro la terranno riposta in un cassetto e tutte le volte che la guarderanno si ricorderanno di questa stagione che per loro è stata fantastica. Stagione fantastica, ma nel frattempo state preparando un'altra stagione che speriamo sia fantastica, ma è soprattutto molto importante, quella della Serie A. Sì, è una stagione che, la prima cosa, non dobbiamo fare brutte figure, perché fare la Serie A come l'abbiamo fatta 3 anni fa, che non è stato tanto bello per via di vicissitudini dei vari stranieri che si sono succeduti a Benevento, problemi fisici, problemi familiari,
quindi stiamo cercando già delle figure da inserire che ci debbano dare delle garanzie per tutto il campionato e far fare il salto di qualità a questi ragazzi. Poi vediamo come vanno le cose, perché se le cose si mettono bene, anche con l'aiuto di qualcuno che ci possa dare una mano, perché noi viviamo di sponsorizzazioni e quindi cercare di fare qualcosa in più, perché tutto a tutti piace sognare, a me in primis piace sognare e un giorno arrivare in eccellenza con questi ragazzi. E infine non si può non ricordare l'impegno sociale di una società che anche nel momento più delicato, quello dell'alluvione, è scesa prontamente in strada per aiutare chi aveva bisogno. In questa occasione tutti coloro che hanno prestato i soccorsi nei giorni dell'alluvione hanno ricevuto l'attestato di Angeli del Fango dal CONI di Benevento. Dopo la consegna delle maglie è tempo d'estate, ma non di vacanze, perché il gruppo continua a faticare, del resto c'è una Serie A da giocare.